Tu lo devi perdonare. Oh, no. No, Jake, no. Margot, per favore, lo devi perdonare per quello che ha fatto a me. E tu puoi perdonarlo? Per me è un'altra cosa. A te non ha fatto niente. È questo quello che conta. Tu sei cresciuta nel rapporto con lui. Ti è stato utile, a me no. E dobbiamo guardarlo con occhi diversi. È importante, Marco. Sai, la mamma ha nostalgia di te. Tantissima. Forse adesso puoi andare a trovarla. No, questo no. Perché no? Perché c'è anche papà. E non potrei neanche guardarlo. Possiamo sempre fare in modo che lui non si trovi là. No, Margot. Va tutto bene così a casa. Mamma e papà sono felicemente uniti. Stanno bene insieme, è la verità. Se io torno a casa, cambierà tutto. Mamma, lei si accorgerà che qualcosa non va e prima o poi capirà. La situazione non farà che peggiorare. Il loro matrimonio andrà a rotoli e io non voglio che questo succeda, Margot. Non potrò mai tornare a casa. Jake. Bene, io vi lascio soli. Che cosa ci fai qui, Felicia? La stessa domanda vale per te, Jake. Che cosa ci fai qui? Avevi detto che partivi. Dovevo, sì. E invece? Ho cambiato idea. Perché? È Donna che mi ha convinto. Quindi sei rimasto per lei? Per stare con lei? Siamo molto uniti. Fino a che punto? Siete solo amici, no? Sei indiscreta. Soltanto amici, come pensavo. Ma perché non mi hai chiamato per dirmi che restavi? È tutto finito tra noi due. Quando è che lo capirai, Felicia? Mai, può darsi. Tu non ti arrendi mai, eh? Io so che cosa avevamo, Jake. L'amore che ci univa. L'amore? Sì. Un amore che non si può gettare via. Felicia... No, no... Sì, sì, abbiamo giocato un po' a tennis, siamo usciti insieme, ci siamo fatti quattro risate. Tutto bene, però se tu qui ci leggi amore, beh, mi dispiace, sbagli di grosso. Jake, tu mi hai detto che mi amavi. Forse non avrei dovuto farlo. Perché mentire, allora? Non certo come fanno tanti altri uomini per il sesso. A che scopo tutto questo? Jake, tu ti sei innamorato di me un paio di mesi fa. E da allora non hai mai smesso di amarmi. Ma come fai a dirlo? Ma perché ti conosco. E quando sto di fronte a te, è evidente che sì, tu o una parte di te vorrebbe raggiungermi, afferrarmi e stringermi fra le braccia come facevi prima. Però c'è qualcosa che ti trattiene. Qualcosa di così forte, di così potente dentro di te che ti paralizza del tutto. Che non ti consente di farti coinvolgere, che non ti consente di amarmi. Ma che diavolo è, Jake? A me lo puoi dire. Insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo, ne sono sicura. Jake, per favore, te lo chiedo in ginocchio. Cerca di aprirti un po', confidati con me. Io voglio soltanto darti una mano. E non dovrai mai pentirtene, te lo prometto. È una lunga storia, Felicia. Non abbiamo nessuna fretta. Mettici tutto il tempo che vuoi. È meglio che tu vada via. Dannazione, no che non vado via. Non voglio che tu stia qui. E non mi va di parlare così. Se non hai detto niente e ancora... E neanche intendo farlo.
Credimi, Felicia, è molto meglio così. Per chi? Per me. Capisci? Per me. E ora, accidenti, lasciami in pace una volta per tutte. Che diavolo c'è che ti costringe a chiudermi fuori in questo modo? Che cosa, Jake? Senti, vattene, giù, per favore, fuori di qui. Dimmi che non mi ami prima. Dimmi che non mi vuoi rivedere mai più, Jake, dimmelo. Non ci riesci, non è così. Non ci riesci perché in realtà mi ami e perché non vuoi assolutamente che io vada via di qui. Voglio che tu te ne vada, invece. Perché non sono innamorato di te. Ora te ne vai o no? Tanto io non ci credo, Jake. Io non ci credo. Se sbatti quella porta un po' più forte farei crollare. Dobbiamo parlare, Margot, io e te. Va bene, tra 5 minuti ho finito e sono... Subito. Che cosa c'è? Ho appena visto tuo fratello, Margot. E ho bisogno di avere delle risposte. Su che cosa? Cerca di ascoltarmi. Io amo profondamente tuo fratello e vorrei tanto poterlo aiutare, ma mi è del tutto impossibile finché non so in che cosa consiste il suo problema. Quindi tu, qui, adesso, mi devi dire di che si tratta. Margot, insieme possiamo aiutarlo a risolvere i suoi guai. Tanto non esco da questo ufficio finché non lo saprò. Felicia, la sua è una questione molto personale. Ragione di più perché io lo sappia. Tu non fai più parte della sua vita ormai. Sì, invece, come? E non vedo come puoi dimostrare il contrario. È parecchio tempo che vi siete lasciati. Solo per colpa di questo problema. Per questo non siamo più insieme, non c'è nessun'altra ragione. Io amo tuo fratello, Margot, capisci quello che dico? Lo amo. E vorrei tanto poterlo aiutare. Non credo che tu possa. Sì, invece. E ci riuscirò, ci riuscirò. Ma mi devi dire tu in che cosa consiste il problema, perché tuo fratello non vuole dirmelo. Margot, ti prego, devi farlo per me. E lo farai anche per Jake. Io gli posso dare una mano. Per favore. Per favore, lascia che io lo aiuti. Va bene. Ti dirò di che cosa si tratta. E spero che tu potrai aiutarlo. Di che cosa si tratta, Marco? Che cos'ha Jake? È una storia che ti sconvolgerà. Per favore, dimmi semplicemente cos'è. Nostro padre. Quando Jake era ancora piccolo, ha dovuto subire la violenza di papà. La violenza. Lo picchiava. No. No, non lo picchiava. Era molto più grave, purtroppo. La verità è che nostro padre abusava di Jake.
Che bello avere di nuovo fiori freschi in casa. Dovremmo averli per qualche altra settimana se non fa una gelata. È stata un'ottima idea quella di piantare i fiori. Trovo anch'io. È piaciuta anche a Margot. Non è stato bello che lei sia venuta a trovarci. Si è messa a lavorare in giardino con me. Come ai vecchi tempi. Sarebbe fantastico riaverla qui. Oh, io mi accontenterei di vederla ogni tanto. Ha una vita molto impegnata. Ben, hai avuto anche tu la sensazione che... che la sua visita qui avesse a che fare con Jake? No, affatto. Credo solo che le mancassimo. Ha accennato a lui, però. Oh, ha parlato anche di tante altre cose. Vi siete persi nei vecchi tempi, voi due. Nei vecchi tempi, sì. E quanti ricordi. Scommetto che al più presto la rivedremo. Perché dici così? Ma non lo so, ho questa sensazione. Ti è sembrato che avesse nostalgia di casa? Ben, perché non andiamo noi a trovarla? A trovare Margot? Sì, che c'è di strano? Prendiamo un aereo e andiamo in California a trovare nostro figlio. Facciamole una sorpresa. Questo non mi aveva detto mai niente, perché sapevo quanto avrei sofferto. Tu sei così legata a tuo padre. Anche adesso mi riesce quasi impossibile crederci. Vuoi dire che non ci credi? Io non vorrei, e non sai con quanta disperazione. Ma Jake non sta mentendo. Purtroppo devo ammettere di non avere più alcun dubbio. Ma allora, per questo se ne andò di casa, è così? Oddio, Felicia. È per questo che ha fatto quello che ha fatto, che ha vissuto come ha vissuto in questi ultimi 10 anni. Già. Adesso molte cose sono molto più chiare. Incredibile. Che cosa pensi di fare? Io non lo so, non lo so, non ho idea. Ora, io ora devo riflettere. Se dire a Jake che ho saputo tutto. Sì, tu devi dirglielo. Margot, non sono certa che sia in grado di affrontare la cosa. È probabile che non sia in grado, ma devi dirglielo lo stesso. Felicia, non me la sento di mentire a mio fratello. O tu gli dici che lo sai, o glielo dico io. Andare in volo in California. Io ultimamente ho la sensazione che Margot abbia spesso in mente Jake. Sì, lo so che sembra assurdo, però non so che farci. Ben, io ho quest'idea fissa. E mi viene spontaneo sognare che... Ellen, cara, stammi a sentire. Questo problema l'abbiamo affrontato già 1000 volte io e te. Jake però non ha mai telefonato, non ha neanche mai scritto. Se n'è andato via, tesoro. Se n'è andato. Tu lo credi morto, vero Ben? Sono lunghi 10 anni. 10 anni senza una parola.
Sì. Sì. Purtroppo credo che sia morto. Ti ho sempre in mente, soprattutto in questo periodo. Vuol dire che anche tu pensi a me. Oh, mamma, quanto mi manchi. Mio Dio, non sai quanto ho bisogno di te. Poter parlare con te. Sentire la tua voce. Pronto? Pronto, chi parla? Chi era? Non l'hanno detto. Forse hanno sbagliato numero.